applicazione della direttiva Bolkestein agli ambulanti. Finalmente il Partito Democratico ci è arrivato. Questa direttiva non deve essere applicata al settore. Come siamo arrivati a questo risultato? Perché di nostro risultato alla fine si tratta. Abbiamo presentato all'inizio di quest'anno una mozione che impegnasse il governo a chiedere a Bruxelles che venisse stralciata la posizione dei venditori ambulanti dalla direttiva Bolkestein, così come era stata recepita dal governo italiano, per un semplice motivo: non c'entrava niente con la direttiva, perché nella direttiva si parla di risorse naturali e non di suolo pubblico, e il suolo pubblico è quello sulla quale insistono le attività dei venditori ambulanti. Abbiamo presentato quindi la nostra mozione, dove facevamo questa esplicita richiesta da parte della giunta al governo, e ci è stata bocciata dicendoci che era stato già fatto un tentativo di ovviare a questa situazione tramite una legge regionale, ma la Corte Costituzionale l'aveva bocciato. Certo, l'aveva bocciato perché era, come molte altre leggi che abbiamo potuto vedere finora, completamente illegittima. Il punto non è la legge regionale, tutta la legge sul commercio del resto andrà rivista poi con quello che sarà il nuovo testo unico che sarà approvato nel secondo semestre del 2016. Il punto era un altro: l'impegno doveva essere del governo a Bruxelles per togliere la posizione degli ambulanti. Colpo di scena, presentano anche loro una mozione circa un mese fa, dove continuavano a mantenere la loro posizione dicendo che dovevano semplicemente far rispettare un accordo che era stato preso l'anno scorso, cercare di monitorare la situazione e molte altre cose che di risolutivo avevano veramente poco. Ci siamo trovati oggi in aula a discutere la loro mozione della Bolkestein e ci siamo trovati di fronte a un testo sostitutivo che di fatto non avevamo neanche in mano, mi è stato fatto vedere da una collega consigliera. Noi praticamente non avevamo l'atto perché non era neanche stato presentato all'ufficio protocolli. L'abbiamo dovuto leggere e approvare al momento. Perché lo abbiamo approvato? Perché l'avevano stravolto completamente. Avevano fatto il copia e incolla del nostro dispositivo, di quello che avevamo presentato noi, e lo hanno presentato. Ma allora il punto era chiaro. Il punto non era la questione che sostenevamo noi, che era di legittimità. Il punto probabilmente è che c'era scritto Movimento 5 Stelle e non PD in cima a quella che era la mozione. Adesso che c'è il loro marchio, probabilmente si sentiranno più tranquilli e seguiranno quella che è la linea più giusta, che incidentalmente è la linea che hanno seguito altre regioni e che ha seguito anche il PD in altre regioni. Quindi non si capiva bene perché il PD della regione toscana non seguisse quello che facevano altri colleghi. Finalmente sono arrivati, sono stati illuminati e hanno capito che questa era la decisione giusta da prendere, e la cosa migliore che hanno potuto fare è appunto copia e incolla delle nostre mozioni. Naturalmente è stata approvata, il risultato è stato raggiunto e per noi questo è importante.